tutti il benvenuto. Siamo molto onorati di avere oggi il presidente Aurelio De Laurentiis per parlarci un po' di calcio del Napoli, di cui è il patron, e anche magari di cinema, e poi magari è una conversazione abbastanza informale, spaziamo dove si volete. Portano le domande. Presidente, posso, prego. Volevo solo ricordare e sottolineare che anche uno dei nostri obiettivi di questa pregevole conversazione è quella di sottolineare che tutti questi dati di internazionalizzazione in fortissima crescita sono dovuti anche al fatto che il Presidente ha deciso da 6 mesi, 8 mesi a questa parte di dare un forte impulso anche a livello manageriale con la creazione di un dipartimento di sviluppo del brand all'estero, e questo vale un po' per tutto, cioè per tutti i rilievi, perché il calcio italiano non cresce troppo, anche perché probabilmente da un punto di vista della crescita dei ricavi non guarda molto, tranne poche eccezioni, verso l'estero. Il Napoli lo sta facendo. Abbiamo assunto Serena Salvioni, abbiamo messo a disposizione su altri 4 elementi, quindi abbiamo creato proprio qui a Via 24 Maggio, per averla sempre sotto gli occhi, una entità di 5 persone che lavorano sul brand del Napoli all'estero. Ma quando dici all'estero stiamo parlando dell'Asia? Stiamo parlando dell'estero in generale, di tutto l'estero. Dunque, allora, dopo 13 anni di calcio Napoli nuovo, perché praticamente il calcio Napoli è morto 13 anni fa, non esisteva più. Quindi l'avremmo potuto chiamare in un altro modo, difatti lo chiamammo Napoli Soccer, proprio per creare una distinzione, un nuovo viaggio, partendo dalla terza divisione, quindi dalla Serie C. Questa nuova entità, che non ha ereditato nulla dal passato, se non la storia, che non ha ereditato calciatori, non ha ereditato facilities, non ha ereditato nessun tipo di ricchezza, e quindi diciamo che è stata una rifondazione? No, è stato come aver creato una cosa nuova. Quindi se uno considera che in 13 anni ha dovuto militare 2 anni in Serie C, 1 anno in Serie B, e che da 8 anni è l'unica squadra italiana che consecutivamente, rispettando il fair play finanziario che non esisteva prima di Platini, è in Europa, sono 8 anni che consecutivamente siamo in Europa, credo che sia stato un percorso di successo, anche considerando che Inter, Milan, Juventus hanno dei fatturati estremamente più alti. Noi siamo su una base di 140 milioni quando riusciamo a giocare in Europa, ma sono 8 anni che giochiamo in Europa. Però abbiamo raccolto sempre questi successi, ma soprattutto il successo più importante è che abbiamo giocato all'interno delle regole che l'Europa ci aveva imposto col fair play finanziario. Quindi noi, pur nel rispetto del fair play finanziario, quindi non creando debiti, ma costruendo una valorizzazione del Napoli, che Napoli oggi ha un valore, secondo me, molto alto, visto che non ha debiti.
al di là del parco giocatori e del valore dei giocatori stessi, ma l'entità Calcio Napoli, a prescindere dal suo patrimonio calciatori, ha di per sé un suo alto valore economico e anche morale, anche etico, perché ha riqualificato una condizione importante, cioè che in una città malata, massacrata, distrutta da mala gestio, ma anche da tanta stampa internazionale, che è la città di Napoli, volendo si può lavorare con successo. In realtà, se uno ha le idee chiare, la forza di non ascoltare la politica e la sfrontatezza di andare avanti coraggiosamente per la propria strada, secondo me si può avere successo ovunque nel mondo, compresa l'Italia. Detto questo, la domanda che volevo farle, siccome abbiamo visto in Italia l'importanza che ha avuto per la Juventus lo stadio, c'è una prospettiva che anche Napoli avrà un suo stadio che permetterebbe di fare... Allora, guardi, sullo stadio secondo me bisogna fare un ragionamento che non può prescindere da un excursus decennale. Come era la frequentazione degli stadi 10 anni fa? Diversa da quella odierna. Perché? Perché non esisteva così clamoroso lo sviluppo dello stadio virtuale. Non esisteva così clamorosamente, al punto che quando io nel 99 cercai di comprare Napoli e parlai di stadio virtuale, nessun giornalista a Napoli capì che cosa io intendessi. Ma io venivo dal cinema, quindi sapevo perfettamente cos'era la virtualizzazione e questa mondializzazione che correva sul web. Nel 2004, quando io sono arrivato, ho parlato di stadio virtuale, erano passati 5 anni. E i giornalisti non avevano capito ancora che cosa io dicessi. Nel 2005 non avevano capito, nel 2006, nel 2007, Serie A, io dissi: ragazzi, io mi sono rotto le scatole. Adesso vi spiego, non volevo farvi una lezione, perché fuori da me fare il professore, però vi spiego una volta per tutte che cos'è lo stadio virtuale. Dopodiché cambiamo pagina e andiamo avanti. E gli spiegai che lo sviluppo della televisione avrebbe trasportato gli umori, la passionalità dalle tribune, dagli spalti, dentro le case o in mobilità. Però questa è la verità, cioè oggi come oggi, più andremo avanti e più avremo un extra strong ripiegabile in tasca che ci farà vedere e vivere la partita di calcio emotivamente, con l'analisi all'interno degli eventi stessi della partita, rivedibili, criticabili, probabilmente interagenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, i ragazzini oggi hanno un'attenzionalità, una capacità di essere attenti molto ridotta, perché la loro voracità su tutto ciò che passa attraverso una telefonia mobile e attraverso internet è tale che loro hanno una capacità di decodifica molto meno riflessiva della, molto più rapida, meno riflessiva della nostra. Noi siamo per approfondire, loro sono per navigare, per scorrere, per vedere immagini che probabilmente non fanno parte del loro excursus educazionale, scolastico, e quindi però si imbibiscono di una serie di
eventi che gli appaiono davanti agli occhi. Ora, non è detto che loro avranno la capacità di assistere a una partita di calcio per 90 minuti, più un quarto d'ora di intervallo. Loro vogliono subito vedere i gol, andare a vedere chi ha segnato, sanno tutto, ma mentre vedono quelli magari della squadra del proprio cuore, vedono anche quelli di altre squadre. Vedete, oggi come oggi, la televisione, vincendo alcuni pacchetti e dotandosene per essere ulteriormente competitiva chi non li ha vinti di altri pacchetti esteri, fa sì che voi quando aprite la televisione siete abituati a vivere di sport, dove la fa da padrone il calcio. Quindi una volta noi non vedevamo le partite inglesi, non vedevamo le partite spagnole, non vedevamo... oggi vediamo tutto e se becchiamo anche una partita della squadra nemica, leggi Juventus, e tu la guardi, tu la vivi, ti interessa, la scorri rapidamente. Quindi noi siamo passati dal leggere la carta stampata a vedere davanti ai nostri occhi miliardi di immagini con una capacità di decodificare quello che più ci fa comodo, quello che più ci interessa, quello che più ci piace. Quindi quando lei mi parla di uno stadio, bisogna intanto cominciare a dire chi va allo stadio? Famiglie. Magari. No. Volentieri. Sa quanti stadi costruirei? Ora, ripeto, bisogna anche vedere chi è il tifoso, perché noi parliamo di 15-20 mila persone o parliamo, lei lo sa quanti sono i simpatizzanti secondo la Nielsen? C'è un rapporto Nielsen che stabilisce che i simpatizzanti, cioè coloro i quali simpatizzano per una, due o tre squadre, simpatizzanti del Napoli sono 120 milioni nel mondo, quindi non è che sono pochi. I tifosi veri del Napoli sono 35 milioni nel mondo, che sono tanti, di cui 17 milioni solo negli Stati Uniti, ok? Allora, possono 35 dato milioni Nielsen. Dato Nielsen, non dato mio, è possibile, ripeto, 120 milioni di simpatizzanti, per chi scrive in modo tale da evitare di dire delle castronerie, e 35 milioni di tifosi veri. Ora, possono 35 milioni di tifosi veri andare allo stadio? No. Oh, allora, 35 milioni stanno a 30.000 persone, come X sta a... Allora, che coefficiente di perforazione ha questo X? 0,0. Capito? Allora, quando ci sono le contestazioni o le posizioni scomode, da chi vengono? Dallo 0,000? Quello che voi vi dovete immaginare e pensare e far riflettere è questo. Cioè, io vengo da Los Angeles, sto facendo un film da me finanziato completamente per 70 milioni di dollari, anno 2004, lascio Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Jude Law e durante una settimana di vacanze a Capri, dove avevo con me ospite Danny DeVito, leggo che il Napoli non esisteva più. E in una settimana io decido di tirar fuori di tasca mia 33 milioni di euro per comprare una sola denominazione. Ma un brand che non esisteva più, perché che prende un brand di una società fallita? Non esiste più. Di una società, tra l'altro, che non ha vinto nulla, perché ha vinto solo due scudetti, ma che ha avuto la fortuna storica, unica al mondo,
di avere il più grosso giocatore del mondo, che è Maradona. Va bene? Allora, voglio dire, avendo messo 33 milioni in prima persona per comprare un titolo, cioè Napoli, dove gioco? Dice, noi non glielo possiamo dire, deve andare in Federcalcio, dove glielo diranno? Vado in Federcalcio, toc toc, caro De Laurentiis, non la facciamo partire dalla C2 come per la Fiorentina, la facciamo partire dalla C1. Ah, grazie! E io da Gwyneth Paltrow, Jude Law e Angelina Jolie sono andato a Martina Franca a prendermi gli sputi sulla testa e in un'altra città che non mi ricordo, dove ci siamo chiusi nello spogliatoio per 5 ore perché mi volevano... Prego? No, 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 no. Cosenza, non mi ricordo, cosa del genere, dove ci volevano ammazzare, a me mi volevano ammazzare. Allora ho detto, a mappia, dico, questo è il calcio, perché io non sapevo nulla di calcio, eh. Io non sapevo nemmeno come si giocasse, quando mi dicevano 4-4-2, io dicevo, e come ci sediamo a tavola? Però questo mi ha aiutato, perché non sapendo nulla di calcio, non ero il tifoso, ma ero soltanto un grande, attento spettatore, che si imbibiva, che apprendeva, che studiava attraverso la propria esperienza quello che era il calcio. Capito? E allora, ma se invece fossi stato un tifoso acceso fin dall'inizio, probabilmente mi sarei fatto trascinare anch'io in una meno attenta visione di quelli che sono i fatti e gli eventi, no? Difatti io non reagisco mai, mia moglie che è una vera tifosa salta, si dispera, pur essendo una ginevrina, quindi molto dovrebbe essere contenuta, no? Io invece sono impassibile e cerco anche di evitare di parlare nel dopo partita, perché nel dopo partita un minimo di tifoso in te c'è, quindi puoi lasciarti andare a delle considerazioni che possono essere disturbanti. Poiché voi giornalisti poi cercate sempre di accendere la miccia, perché si vende ciò che è esplosivo, non si vende ciò che è cheto ed è piatto, allora io mi sono abituato a non passare nemmeno più per la sala stampa. Così evitiamo di dire quello che uno pensa da tifoso, perché in quel momento comunque tu sei tifoso oltre che presidente. Volevo dire alla collega russa, come dato, visto che a noi interessa anche sottolineare come il Napoli sta crescendo all'estero e l'importanza della sua internazionalizzazione, che in Russia, secondo sempre questo rapporto della Nielsen, ci sono ben 1.600.000 tifosi del Napoli e ci sono 6,8 milioni di simpatizzanti. È vero che la Russia è un grande paese con centinaia di milioni di abitanti, però 180 milioni. Sono dati comunque importanti, a noi fa piacere. È il territorio più esteso che esiste al mondo. Beh, sì, sono 8.000 chilometri. Arrivi fino alla Cina. Higuaín, a un'anno dell'illusione della sua partenza dal Napoli, ma non è una delusione, scusi. No. Nel momento in cui tu contrattualmente stabilisci una clausola rescissoria per evitare che te lo portino via, se poi c'è qualche pazzo che vuol pagare quella cifra, tu non puoi più dire di no. E poiché la cifra era di 95 per l'estero e di 90 per l'Italia, sì, essendosi presentata la Juventus, semmai è la Juventus che non avrebbe dovuto in maniera poco leale, non nemmeno dire poco leale, perché uno poi nella vita può fare quello che vuole, non è che c'è un limite. Però eticamente, secondo me, un'altra squadra italiana non avrebbe dovuto fare questa. O meglio, l'avrebbe dovuta fare, ma forse Higuaín non l'avrebbe dovuta accettare. Cioè, Maradona cosa dice? Lo chiama predatore. No, ma Maradona cosa dice? Maradona dice, io ho vinto 2 scudetti a Napoli, non sarei andato presso un'altra squadra italiana. No? Perché sennò è un percorso troppo facile.
Ma poi la cosa sgradevole era che il fratello mi diceva che Higuaín si lamentava della scarsità dei giocatori napoletani. Ma non mi sembrano così scarsi, perché se quando è andato via lui, uno come Mertens, che non veniva utilizzato come centravanti ed è diventato un centravanti di tutta rispettabilità e ha fatto più di 30 gol, e siamo l'unica squadra in Europa che ha 4 giocatori in doppia cifra, questa è una cosa importante, unica squadra in Europa con 4 giocatori in doppia cifra di gol. Insomma, vuol dire che così scarsi non erano. Lui ce l'aveva con Caleon, non voleva Caleon. Il fratello mi veniva a raccontare. Io dicevo, ma perché? Che ti ha fatto Caleon? E quando io a Caleon gli ho allungato il contratto, perché è una persona straordinaria, anche umanamente parlando, io poi premio molto anche il côté umano, perché il côté umano in una professionalità, qualunque professionalità sia, cinematografica, architetturale, ingegneristica, calcistica, musicale, è fondamentale, è importantissimo, no? È una chimica che si stabilisce tra persone, no? Se no è soltanto un freddo contratto dove io ti pago, tu mi dai quel che mi puoi dare, no? Secondo me ci deve essere sempre un rapporto, se no, se non umanizziamo anche i rapporti diventano di una sterilità incredibile. Prego? Con Higuaín questo è venuto a mancare? No, ma è un problema suo, non un problema mio. Se il fratello mi dice, lui è convinto che la squadra non sia forte, vuole andare da un'altra parte a vincere, ma io gli direi, scusami, ma la Juventus ha vinto anche senza di te tanti scudetti, quindi il fatto che tu sia andato lì sei di rimorchio, non sei fondamentale per vincere, perché se la Juventus avesse vinto 4 anni fa lo scudetto, 3 anni fa lo scudetto, ma l'avesse perso 2 anni fa e l'altro anno, e quest'anno, grazie alla presenza di Higuaín, fosse ritornata a vincere lo scudetto, posso capire. Ma il fatto di dire no, io vado alla Juventus, boh, vabbè, ma è una tua scelta inopportuna, secondo me, non di grande stile, però Cavani quando è andato via da Napoli, dove è andato? È andato al Paris Saint-Germain. Lavezzi quando è andato via da Napoli, dove è andato? Al Paris Saint-Germain. Quando sono arrivati gli anni 80? Questo era Hollywood del calcio, l'Italia. Non lo è. Perché c'erano il Milan e l'Inter che vincevano moltissimo, c'era l'era Berlusconi che iniziava, no? Sì. Nell'85. No, diciamo, negli anni 80-90 l'Italia era Hollywood del calcio. Adesso la Premiership fattura 2 volte quella che fattura... Ma non solo, ma sì, voglio dire, ma voglio dire, Real Madrid e Barcellona hanno preso il posto di Milan Inter di quell'epoca. No, ma nel mio il futuro del calcio italiano lo vedo bene se si dà un calcio alla legge Melandri, non la si aggiusta, perché quando un coach è rotto, se tu lo rimetti insieme, per quanto la legge Melandri che adesso Luca Lotti sta cercando di aggiustare, secondo me è un grande errore, perché bisognerebbe avere il coraggio di cancellare la legge del 1981, il governo dovrebbe assolutamente rimodulare quella legge, sostituendola con un'altra molto snella. Il signor ministro dello sport dovrebbe di conseguenza fare una legge innovativa che privilegi proprio il fatto di poter crescere economicamente per essere più competitivi con l'Inghilterra, con la Germania, con la Spagna,
aumentando il fatturato. No? Allora, voglio dire, questo è grave, perché ci vorrebbe nulla a dire, ma scusatemi, in Inghilterra come fanno le assegnazioni dei diritti televisivi? Così. In Germania come le fanno? Cos'ha? Allora, scusate, prendiamo il meglio dell'Inghilterra, prendiamo il meglio della Germania, li mettiamo insieme ed ecco che recuperiamo il gap diverso che ci permetterebbe di essere più competitivi a livello europeo. Bene, avendo parlato di Italy, facciamo il pausa pranzo. Grazie, grazie tante. Grazie a voi.